Sedie, tavoli e coperte, ma anche valigie colme di indumenti e bombole del gas. Tutto caricato su un furgone, pronto a portar via ogni cosa. Immagini ricorrenti quando si tratta di sgomberi forzati, ma quello eseguito dalle forze dell'ordine in una palazzina di via Pier Capponi a Firenze non è stato uno sgombero come gli altri. A occupare questo stabile ormai dallo scorso ottobre erano infatti solo donne, 13, italiane, arabe, nordafricane e nigeriane, insieme a due bambini. Donne sfrattate dalle loro case per morosità e poi presa in carico dagli assistenti sociali del comune. L'unica risposta che il comune dà sono strutture di accoglienza piene di telecamere, con orari di rientro la sera, sono dei luoghi disciplinanti dove le donne perdono totalmente la loro autonomia. Per questo le occupanti hanno provato a resistere in ogni modo allo sgombero della palazzina dove avevano riacquistato la loro autonomia, con due ragazze che per protesta sono salite sul tetto, mentre le altre trattavano una soluzione alternativa. Io voglio una casa, cioè sento parlare di 1000 alloggi, sento parlare di altri 400, sento ma a me fino ad ora nessuno, anche gli assistenti sociali si sono rifiutati, perché mi hanno detto se non ho figli, se non sono tossicodipendente, se non sono non mi aiutano. Allora non ho punteggio. Non ho punteggio, allora cosa faccio? Mi drogo per essere aiutata? Non penso proprio. Lo sgombero si è comunque svolto senza incidenti, se non con qualche disagio al traffico dovuto al grande dispiegamento di forze di polizia e a un piccolo corteo di solidarietà organizzato dal movimento di lotta per la casa. Basta sgomberi! Basta sgomberi! Nel giorno in cui Corporación America ha messo le mani sulla gestione dell'aeroporto di Firenze acquisendo al termine di un'OPA obbligatoria il controllo sul 61% delle azioni, il referente in Europa del magnate armeno Eduardo Ornechian, Roberto Naldi, ha fatto il punto sullo sviluppo integrato degli aeroporti di Pisa e Firenze. Nessuna prescrizione per quanto riguarda la lunghezza della nuova pista del Vespucci, almeno ufficialmente, mentre l'obiettivo per il 2030 è portare il traffico su per Etola a 4 milioni e mezzo di passeggeri l'anno. E dovrà esserci un'infrastruttura in grado di poter garantire questo traffico senza limiti di utilizzo e senza, a questo punto di vista, penalità. Se per realizzare questo obiettivo, poi come prevede il Master Plan di Firenze, dovessero rendersi necessari i finanziamenti pubblici, non si incorrerebbe, secondo Naldi, in alcuna violazione delle norme europee. La normativa europea prevede chiaramente che gli aeroporti nazionali, e Firenze è un aeroporto nazionale, sotto i 3 milioni di passeggeri, abbiano diritto a fondi fino al 50% degli investimenti infrastrutturali previsti. All'aeroporto di Pisa, invece, secondo Naldi, i fondi pubblici potrebbero coprire il 25% degli investimenti. Ma qui prosegue la battaglia tra il Comune e la Regione per la vendita, sempre a Corporación America, delle azioni di SAT nell'ambito di un'altra OPA che scadrà il 17 giugno. Siamo entrati in questo progetto seguendo un progetto del Governo nazionale. Abbiamo avuto conferma dal governo regionale che questo era il progetto corretto da perseguire e stiamo seguendo con questa linea. Il risultato lo vedremo il 17. Il Consiglio regionale della Toscana ha sbloccato i fondi per le testate giornalistiche previsti dalla legge sull'editoria del 2013. 3 milioni di euro saranno messi a disposizione dalle imprese che si occupano di informazione locale per interventi volti all'innovazione tecnologica ed organizzativa. Di un settore importante come quello dell'editoria che può avere degli aiuti per i quali saranno naturalmente stanziate alcune somme che potranno portare un beneficio in una fase delicata come questa di fronte alla crisi che pure in questo settore c'è e soprattutto anche è legato alla questione dell'occupazione. Si tratta di una proposta di deliberazione che integra il piano regionale di sviluppo economico nella parte che prevede aiuti agli investimenti delle imprese commerciali. La delibera è stata approvata da un fronte bipartisan con i soli voti contrari dei consiglieri del nuovo centrodestra Antonio Gambetta Vianna e Marco Taladas. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando con le caratteristiche che le aziende editoriali dovranno avere per poter accedere ai fondi stanziati. We'll be right back.